Amici di Sportface, buonasera da parte di Matteo Musciatti, siamo in diretta con un nuovo ospite, in diretta con Filippo Baldi. Ciao Filippo, Buonasera a tutti. come stai? Annoiati. No, va bene, dai, non ci si lamenta. bravo, già stai andando sul motivo principale della diretta, perché in attesa che i nostri amici ti colleghino e preparino qualche domanda per te, ti chiedo già innanzitutto dove sei e come stai affrontando questo periodo particolare. Niente, sono a Palermo da solo, molto noioso anche perché c'è spesso pioggia ultimamente, quindi sono bloccato in casa. Niente, mi diverto a cucinare, sto cercando qualsiasi ingrediente da testare ogni giorno diverso, quindi Ma sei dignitoso in cucina o non sei capace? sto migliorando, fino a 3 settimane fa solo petto di pollo, così adesso invece ho iniziato a fare qualche tartare interessante. Piatto migliore venuto fin qui? Bene. Riso, zucchine e gamberi. Sì, Bene, bene. promosso. E quindi fammi capire, non riesci proprio a fare alcun tipo di attività, di hai uno spazio per fare un po', non so, di preparazione atletica, di qualcosina che possa essere utile? Sì, qui fuori nel giardinetto, però, ripeto, gli ultimi 5 giorni è diluviato ininterrottamente, quindi ho fatto tutto in stanza. Stanza, poi la pulivo tutto il tempo. Le pulizie stanno diventando più utili del solito. Già iniziano ad arrivare le prime domande, ma volevo anche chiederti, diciamo, dove eri quando è cominciato tutto, perché, insomma, quali erano i tuoi programmi dei giorni successivi, come ti è arrivata la notizia che il tennis si era fermato del tutto? Ma sono venuto a Palermo dopo Pau, che devo fare 2 settimane di allenamento e poi devo andare a Miami per l'università dell'ATP e poi in Ecuador a giocare un challenger e poi in Spagna a giocare tutti i challenger in Spagna. Solo che giorno giorno, ogni giorno che passava peggiorava la situazione, ci tenevano informati sui voli per gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Poi sono iniziati i discorsi che se arrivavi là ti mettevano in quarantena, in Ecuador pure, quindi abbiamo cancellato i voli e poi di conseguenza hanno cancellato tutti i tornei e tutto e niente, sono rimasto qua. Potevo tornare a casa, però non lo so, viaggiando avevo paura di magari prendere qualcosa, tornando a casa, attaccarlo a mia madre e mia sorella, Anche quindi. perché loro immagino siano vigevano, Sì, loro sono figli, erano più quindi chiusi in proprio casa di me, poverino. esatto. Martina, che mi confermerai, non so da quanti anni, ma l'anno scorso l'abbiamo visto all'opera come giudice di linea nei tornei Challenger, no? Sì, adesso sta continuando molto bene. Ha preso il badge white, quindi potrà fare anche giudice 6 ogni tanto. Niente, dai, sono soddisfatto della sorellina. Senti, Matteo Maglione ha fatto una domanda, dice: ciao Filippo, ci racconti il tuo torneo di Estoril dello scorso anno? Diciamo, partiamo un po' più seri, poi andiamo a sfociare proprio nel ridicolo, come bene penso che Cos'è che hai detto il mio torneo? il torneo di Estoril dell'anno scorso. Ma bello, molto bello. Il torneo è stato bellissimo, tutto molto, cioè organizzato molto molto bene. E niente, ho avuto anche una botta di culo, sono sincero, perché sono entrato come lucky loser al posto di Fabio, che era direttamente al secondo turno. Quindi ho vinto una buona partita con Kovalik, poi ho perso con João Dominguez che giocava bene, stava giocando bene, ha fatto quarti poi. E poi niente, Fabio aveva vinto Monte Carlo, si era fatto male in quell'occasione, in finale se non sbaglio, si era tolto da Barcellona, era venuto Estoril, ha provato, ma insomma non ha preferito non giocare. E poi io sono entrato e mi sono goduto il momento. Senti, quando è stato annunciato dalla lo stop se ti chiedo di abbassare, non so che audio ti arriva, tanto la ripetizione, forse potresti indossare le cuffiette, Potrei? forse potresti indossare le cuffiette. Non ce l'ho con me, ce l'ho di là. Allora mi colpisco il mio rimbombo tutta la testa. Comunque stavo dicendo, Dai, una bella voce però, su. ma insomma, il primo più o meno in Italia che lo dice, quando l'ATP ha annunciato la sospensione del circuito per i prossimi mesi, sei stato uno di quelli a cui ho pensato, nel senso che il fuori palio è chiaramente uno dei tornei
non andrà in scena, o lui non andrà in scena nelle date stabilite, tu sei uno dei giovani italiani che fa meglio ogni volta, che si fa meglio, che vive le esperienze più entusiasmanti. Allora ti chiedo come hai detto questa notizia, perché appunto è lo stop generale, l'annuncio anche dello stop generale. Non l'ho ancora presa, sinceramente, nel senso che niente, ieri non avevo niente da fare, riguardavo le foto, cancellavo un po' di foto, ero in un fotografico così e vedevo anche quelle del foro e pensavo, cazzo, quest'anno non si gioca. Ci sono rimasto parecchio male perché è un torneo, sai, che ti dà ossigeno, mi piace proprio giocarlo, mi piace stare lì, mi piace Roma, mi piace stare in campo, cioè sono sempre stato in campo tantissimo durante le quali, quindi... Ho sempre goduto molto a giocare lì e il fatto che non possiamo giocare quest'anno è un po' un'ammazzata, ti dico la verità. Godi talmente tanto che anche nelle tue quali, tanto ti piace spiegarti la vita, allungare le partite di Ma sì, sette. quello sempre, a prescindere. Non solo lì mi piace complicarmi la vita, però devo farlo. Lì ti viene particolarmente bene. Ma tu, che appunto fai parte del circuito, beh, 144, adesso 249 del mondo, dovresti avere, rispetto a noi umili redattori, qualche informazione in più. Allora ti chiedo che aria tira e cosa sapete voi giocatori a proposito della ripresa, quando il circuito più o meno sapete che riprenderà. Per ora ci hanno detto questo, nel senso che fino al 7 giugno niente, continuano a dire che sono fiduciosi, io spero, perché ovviamente già fino a giugno sono 3 mesi che non toccheremo racchette in torneo, però dalle voci che corrono sembra molto di più, sembra fino a settembre, insomma agosto-settembre. Io spero di no, ripeto, spero di giocare prima, però le voci non sono incoraggianti, poi adesso è uscito il primo caso di doping. Di doping, scusami, di coronavirus con Sibot Wild in Brasile, secondo me peggiorerà un po' la situazione ancora, perché comunque non c'era stato ancora un caso positivo al corona nel tennis e secondo me usciranno perché per forza di cosa abbiamo viaggiato tutti tantissimo inizio anno, siamo stati in Asia, in Australia, quindi secondo me qualcun altro uscirà, appena faranno i tamponi uscirà e questo può andarci solo contro, purtroppo. Ecco, hai detto giustamente quanto voi siete abituati a fare questo tipo di vita molto dinamica, molto basata sugli spostamenti, ma oltre alla noia di cui tu ci hai parlato, qual è il sentimento che prevale in questo video? Cioè, vi sentite sostanzialmente tutti in gabbia? Poi io mi sento chiuso in cella, nel senso che non sai neanche come affrontarla, perché sì, mi alleno fisicamente quello che vuoi, però in fin dei conti ti alleni per cosa? Magari non si riprende quest'anno, magari si riprende a settembre, io mi sto allenando a marzo, 5 mesi di preparazione non credo li abbia mai fatti nessuno. Quindi un po' così, un po' chiuso, un po' con tante domande, perché non sai niente, non si sa niente di quando riprendi né niente, stai lì, aspetti e passi le giornate nel miglior modo possibile. Ti inventi qualcosa e basta. Risotti Cucinando risotti. guardando film, dormendo a caso durante la giornata. Ecco, e a proposito di film, che ci consigli di quelli che apprezzate più o meno? Ma a me piace sempre Scarface. L'ho guardato per la terza o quarta volta e non passa mai di moda, secondo me. Sto finendo Creed 2. Che mi piace, io sono innamorato di Rocky fin da quando ero piccolo, li ho guardati sempre tutti, quindi è bello, mi è piaciuto molto, mi sta piacendo molto. E poi, boh, ho guardato anche due serie TV, la fine di Elite e Toy Boy, carine, dai, niente di speciale, però sono state carine. Arrivano altri commenti. Roberto Fabiano Chi là? e Emiliano Guzzo che ti saluta, e Grande. Gianluca Cadenasco ti chiede: migliore e peggiore torneo della tua carriera per luoghi, non per partite, le condizioni di gioco peggiori dove trovare, mentre io cerco le condizioni per vedere se potrei migliorare il mio rimbombo. Io allora, migliore vabbè Roma, abbastanza facile. Peggiore come condizioni di gioco o come posto in generale, eccetera, eccetera, o Tutte e come due, condizione? scegli tu, scegli tu. Come condizioni, credo Liberec in Repubblica Ceca, ingiocabile.
Come posto non lo so, ce ne sono diversi, però Augsburg ti dico molto brutto, organizzato molto molto male. E poi non lo so, a me piacciono gli outdoor, quindi gli indoor faccio fatica in tutti, ma come credo ogni giocatore. Ma hai detto che il torneo migliore fuori italico ancora meglio degli slam? Vabbè, io sono innamorato del foro, quindi gioco, gioco a favore, però. Non lo so, io mi sono sempre trovato bene, sarà perché ho sempre avuto ottime sensazioni, perché mi piace il torneo, perché ci andavo quando ero piccolo, quindi giocarlo per me fa un effetto particolare. È ovvio, gli slam sono tornei più grossi, circoli più grossi, un'organizzazione più grossa perché ovviamente devi contenere più di 250 giocatori nel maschile e 250 nel femminile, quindi. Di conseguenza è così, però ripeto, quello che mi porto dentro più volentieri è sempre il foro. Senti, a che punto, diciamo, eravate arrivati con il tuo coach Cina, su cosa stavate lavorando a questo punto, visto che al momento non c'è modo di lavorare praticamente su nulla, e oltre a chiedersi questo, ti chiedo anche in questi giorni come portate avanti, diciamo, i vostri contatti, visto che a tennis non puoi giocare. No, abbiamo lavorato, abbiamo fatto una buona preparazione, poi ho avuto qualche problema prima dell'Australia e anche durante l'Australia. Poi ci eravamo dati degli obiettivi dal punto di vista dell'atteggiamento e del gioco e ultimamente stavo riuscendo meglio a portarli in campo, però ovviamente mi voglio dare un po' di tempo, una situazione nuova, delle idee nuove, dei meccanismi da portare in campo diversi, quindi ci vuole del tempo, non posso subito pensare di prendere, avere risultati dopo 4-5 settimane che lavoriamo insieme. Quindi sono contento di come stavo mettendo in campo me stesso e mi do tempo, come ho detto prima, e vediamo quest'anno se riusciremo a giocare qualche torneo. Mentre Elena Damognino ci dice: mi rifate la scena dell'audio che smette di funzionare? Ho riso 10 minuti. Allora, visto che invece noi abbiamo proprio detto a telecamera spenta, Elena, ti affido un compito: recuperami le domande, che erano circa 7 se non sbaglio, della diretta precedente che non ho più a disposizione e potevano farci l'uomo. Vediamo se almeno riesci a darci una mano. Attendo qui fra i commenti un copia e incolla delle domande dei nostri amici, mentre Giuseppe Busto interviene e dice: il posto di Palermo che ti piace di più? Dipende in che senso. Per andare a mangiare, per andare al mare, per. Lui dice che ha scritto anche il tuo piatto preferito del sud. Ne sono tanti. Io amo i dolci, quindi col cannolo o la cassata siciliana è una delle cose che mi piace di più in assoluto, anche se non potrei mangiarne troppe. Però quando esco la sera con i miei amici andiamo al ristorante così. 100%. Comunque mi piace un sacco il cibo di mare, il pesce, queste cose qua. Ci sfondiamo di crudité, di pasta, non so, i frutti di mare. Insomma, si mangia bene, si mangia tanto. E in generale ti trovi particolarmente bene, insomma, no? Sì, benissimo. Ovviamente qua dico anche durante i tornei, quando gioco diversi tornei di fila. E ho bisogno di staccare un attimo e ritrovare un po' me stesso, tra virgolette, mi piace venire qua anche solo 2 giorni, prendere, andare al mare con i miei amici, perdermi un po' in Palermo, ecco, mi piace, mi piace. Mentre Pasquale ci dice che è stata colpa di Garcia Lopez, che voleva sabotare la diretta per vendicarsi la sconfitta con Filippo Alfredo Davide, Luca Fiorino invece mi dà una mano e recupera la domanda di Oh, ha fatto qualcosa in quarantena, controlla di fare una grazie sedella, dai. Luchino, e ci Grazie. dice: Filippo, la questione punti congelati, secondo te come sarà risolta se poi si tornerà a un certo punto a giocare? Cioè, che indicazioni avete dalla che ti immagini tu? Non lo so, cioè, secondo me dovrebbero congelare e far valere i punti fino all'anno dopo, o comunque sia, finché non si gioca il torneo. Per dire, se si giocherà Roland Garros a fine anno, quelli che perdono punti a Roland Garros li perderanno a fine anno a Roland Garros. Però non abbiamo indicazioni precise, per ora è congelata, però non sappiamo né come né quando scadranno i punti né niente. Allora, Elena Damonino ha fatto un miracolo perché ha fatto un copia e incolla lungo tipo tutto lo schermo del computer.
E quindi vediamo se riesco a farti qualche domanda interessante da tutte queste righe. Guardando le ultime 2 stagioni, lo scorso anno, in alcuni momenti, spesso dicevi l'involuzione tecnica che ho avuto. Secondo te, a cosa sono stati dovuti questi momenti difficili? Dal nervosismo che avevo dentro, ma non solo dentro al campo, anche fuori, da un periodo molto molto difficile, quindi in campo se ne dicono tante di cose, avrei voluto dire molte più cose di quelle che non ho detto realmente, quindi no, comunque non lo pensavo, se no avrei smesso probabilmente. Ti fa piacere, dicono, che hai un sacco di ragazze che tifano per te. Allora, già siamo su quell'argomento, ma tu scusa, sei fidanzato? Un momento, Come? fidanzato? Lo Io? No. volevo. No, libero come l'aria. No, scherzi, sì, no, non sono Dillo come fidanzato. l'aria. Non sono fidanzato. C'è una mia amica che non fa altro che dire quanto bravo Baldi, quanto bravo Baldi. Hai una routine che segui prima di entrare in campo negli spogliatoi? Sei scaramantico in qualche modo prima della partita? Sì, parecchio. Tipo? Ma tipo mi scaldo sempre nello stesso posto, oppure dopo il riscaldamento mi doccio sempre nella stessa doccia. Ritiro le racchette sempre dopo essermi docciato, le preparo prima di preparare gli integratori. Una volta preparati gli integratori, allora posso iniziare a scaldarmi con la musica. Insomma, un po' di cose da psicopatico, però così. Sono partito da quando avevo 10 anni e me le porto avanti adesso che ne ho 24. Vedo che i nostri amici sono sul tema, sono sulla leggerezza della casa e ti chiedono se per i capelli usi qualche prodotto, sono così naturale. No, così è naturale, non li pettino neanche, tra 3 anni non ne ho più, però vabbè, ragazzi, dovevo fare. Cosa ti Accetto. porti dietro dalla sfida con Cuevas nel circuito maggiore? No, è stata una bella partita. Forse è stata un pochino la svolta dell'anno scorso, nel senso che dopo un periodo molto difficile mi ha dato una spinta con la partita, anche se l'ho persa, però è stato bello poter giocare con lui, giocare anche alla pari un ottimo secondo set. E poi da lì ho giocato bene a Roma, ho giocato dopo Parigi, ho fatto una finale Challenger, insomma, mi ha dato una spinta e porto dentro quello che dovrei portare dentro nelle prossime partite che giocherò, insomma, tanta Quanto intensità, tanta concentrazione, tanta voglia di vincere. ti dà forte Bastiastrilli di Gianluca Fortissimo, per gli amici pare io sta felice fortissimo. Ma nel bene e nel male, però, perché ci sono stati momenti della partita che non tirava mai dentro. Poi, ovviamente, sono più quelle che tira dentro che quelle che tira fuori. Perché per andare a 16 devi tirare dentro, no? poi Per forza. Luca Fiorino già scade nella goliardia dicendo se il sottoscritto lo ritiene il migliore giornalista o da Cosa? tennista. Il sottoscritto lo ritiene migliore da giornalista o da tennista. No, vabbè, tennista no, vi prego. Anche se devo dire la verità, anche lottava come un cane, eh? Bastardo. Ti ringrazio. Allora, mi ricollego un po' a qualcuna delle dirette delle giornate precedenti, anche quelle portate avanti dall'esimio direttore Armin Grigorocev, che in un'intervista a Salvatore Caruso ha un po' fatto, diciamo, in generale analizzato l'evoluzione che magari gli italiani hanno avuto, andati un po' più avanti con l'età. Caruso ha nominato Paolino Lorenzi, lo nomina sempre. Ti chiedo, tu che ragazzo eri molto forte, perché eri molto forte. Mia. E sei arrivato ai 150. Secondo te, cosa hai bisogno di fare quello scatto che magari recentemente ha fatto Gianluca Magher, lo stesso Salvatore nel 2019? Cosa pensi di avere bisogno ancora? Ma sicuramente tornare alla serenità che avevo a fine 2018 e anche in parte in qualche torneo nel 2019 e poi migliorare fisicamente, migliorare il rovescio, migliorare il servizio, migliorare sempre il dritto, insomma, migliorare sotto tutti i punti di vista, ma credo il principale serenità e tanta convinzione, devo avere molta più convinzione di quella che stavo avendo, un po' più di fiducia, un po' più di quello, perché poi la voglia di vincere ce l'ho, la voglia di lottare ce l'ho, Infatti questo periodo che mi lascia a casa mi dà fastidio. Obiettivi di classifica degli inizio anno prima dello stop del virus? Obiettivi di classifica. No, non avevo obiettivi di classifica, c'eravamo andati un obiettivo d'atteggiamento, un obiettivo di
di voglia interiore a un obiettivo di miglioramento in generale, quindi non pensavamo alla classifica quanto più a come stavo in campo e come affrontavo ogni partita. Prima di sparare un po' sui tuoi colleghi, perché ti ho preparato domandine mirate, semplici, con risposta da 4 secondi, continuo a leggerti un po' le domande un po' più serie dei nostri amici, molto preparati, devo dire, complimenti, complimenti ragazzi. 3 parole per descrivere, 3 parole secche per descrivere il tuo rapporto con il torneo Il mio rapporto con? Amore, di Roma. Il torneo di Roma, del Foro Italia. amore, Secondo voi si giocano gli internazionali? Direi di no. Secondo voi si recuperano gli internazionali senza azione entro fine anno? secondo me no, ma lo spero vivamente. Qual è il prototipo di giocatore De Pasquale che soffre di più? Soprattutto quelli che giocano tutto veloce, ti tolgono il tempo, tirano forte, non ti lasciano giocare, no? Sì, quelli che non ti lasciano veramente giocare, che ti prendono sempre il tempo e tirano forte. Un Bobby Marcora della situazione, Grande che Bobby. tira fucilate a destra e a sinistra. Tra l'altro Bobby Marcora mi riporta alla mente quell'incredibile weekend di Serie A a Lucca dove avete trionfato, e quello anche è stata una delle emozioni forse più grandi di quelle in cui la tua carriera, no? Sì, sicuramente è stato bellissimo, un progetto partito 9 anni fa ed è stato bello, siamo partiti io e Bobby dalla Serie C con il capitano, i due capitani, insomma Giovanni Rossanigo, Mazzotti e tutto il circolo con mio padre che ci aveva creduto tanto, quindi sì, è stato bellissimo passare. Poi siamo retrocessi nel 2016, 2016 siamo retrocessi, siamo risaliti in Serie A 1 nel 2017. Insomma, una bella emozione che ci siamo meritati, permettimi Assolutamente, gente, adesso scegli tu se metti in mezzo i tuoi compagni di circuito italiani, in mezzo stranieri, quello che vuoi, ti faccio domande rapide, metti qui, questa prima è più buona rispetto a tante altre. Il tuo collega più simpatico? ma ne ho diversi, cosa intendi per simpatico? Simpatico, scegli quello che ti fa più ridere, quello con cui passi un po' più volentieri il tempo rispetto magari ad altri. Ma ho diverse amicizie tra Bobby, Marcora, Pellegrino, Giuliano Cleppo e tanti altri. Ti dico la verità, un Ho buon rapporto con scritto tanti altri. la domanda pensando a Pellegrino Cleppo, quindi comunque ci siamo arrivati. No, io ne ho detti tre, però in realtà ce ne sono anche altri con cui mi trovo molto bene. Straniero? Straniero, ho un ottimo rapporto con Tiafoe, che è un pazzo squilibrato, e con Imer, no. Sì, ma un buon rapporto più o meno con tutti, dai. Quello che in campo è più antipatico, in campo. Almayer, tutta la vita. Il Insopportabile. miglior compagno di stanza, quello magari un po' più preciso, un po' più ordinato, quello che ti dà meno problemi in campo. Bobby, Marcora. E allora Sono dimmi. io che li do a lui, però, mi sa. Giustamente lui, fratello maggiore, è normale che si prenda, sotto la tua ala il buon Filippo. E il peggior compagno di stanza? Il peggior compagno di stanza. Non lo so, eravamo una bella coppia io e Quincy come compagni di stanza nei junior. Nazionale Il dei peggiore nel senso buono, però, sì, chiaro, chiaro. Tutto perché nel senso buono stasera. Il miglior compagno di serata, Pellegrino. qua io Questa la sapevi però. come fai a non saperla questa? Il meno adatto a una serata, Il meno qua adatto a una serata. puoi Non lo so. dire, no. Non lo so, il meno adatto non ti Quello saprei dire. che quando venne fatta la proposta al torneo, vabbè ragazzi andiamo, stasera va così, va, il torneo cambia. Nessuno. No, non è mai capitato, dico la verità. Non è mai Allora, capitato. dimmi, parlando di tennis, il miglior compagno di doppio, tu che in doppio comunque insomma non sei uno qualunque. Ma ho giocato tanto con Pelle ci troviamo bene. Ho giocato anche in Serie A con Hoang, però mai in torneo con Hoang mi sono trovato bene. Però ti direi con Pelle perché, ripeto, abbiamo giocato tanti tornei, abbiamo pure vinto un Challenger, abbiamo giocato bene al Foro l'anno scorso.
quello, sono, insomma, mi trovo bene con lui perché siamo affiatati, ecco, sia fuori che dentro il campo, quindi ci capiamo. E il miglior compagno di stadio, mi risponde Lepo? Il miglior compagno? Di stadio, vista la Sì, tua creatura. tutta la vita. Eravamo al derby sotto la curva del Milan, io, lui e Pelle, esultavamo come dei pazzi ogni gol, ci esultavano e basta, è stato bellissimo. Che pensi della Serie A, di e cosa speri, appunto tu, in teoria, eri ancora abbastanza in lotta dello scudetto, si è ipotizzato di chiudere con i playoff, tu che pensi che possa partire in qualche modo il campionato, ti andrebbe bene, ma chiudessero qui, magari senza segnare il titolo, che pensi? Ma sono un amante del calcio, quindi spero riprenda, è normale, anche se penso sia difficile, purtroppo. Però niente, anche se siamo a meno 9, io ci credo fino alla fine. Se si dovesse riprendere. Sambosa Sgranata ti chiede se avendo lui ancora negli occhi il commento memorabile con Fucciovic al Coritalico, ti dice se in parte hai già risposto prima, se ti ritieni in grado appunto di trovare dentro di te quelle energie, quelle forze per fare un ulteriore passo avanti nella tua carriera e magari raggiungo io entrare nei 100. Sì, assolutamente. Anche perché, ripeto, se non avessi quello come obiettivo, comunque una voglia di arrivare lì, non giocherei a tennis. Ecco. Diciamo, se dovessi guardare indietro e scegliere le emozioni, una cosa più grande, più intensa che in quel periodo, quali sono? Quella con Garcia Lopez, assolutamente. Al foro, in assoluto. Senza ombra di dubbio. Me lo aspettavo. Allora, Filo, mentre qui c'è un nuovo, altri due commenti, vediamo. Per chi conosce poco Altamaglio, cosa dovrebbe antipatico? E ti dico che non sei il primo che mi dice questa cosa. Quindi, evidentemente, non si tratta di confronti, ma forse è lui che si prega Ma ti l'antipatico. dico, io in campo sono un abbastanza caldo, quindi nel senso, mi incazzo, ma mi incazzo più con me stesso, non è che me la prendo con l'altro. Se l'altro esagera, poi non sto zitto, va bene. Ma lui passa tutto il tempo a romperti le palle, a cercare di stigarti, a trovare un modo per innervosirti. E dopo un po' sei pesante, fare il bambino in campo mi dà fastidio. E insomma, ci siamo un pochino presi, gli ho detto di stare zitto, tutto qua. Il giocatore più forte con cui ti sei allenato. Nadal, assolutamente. Allora io ti chiedo, il giocatore più forte che hai affrontato, nel senso non per forza per classifica, ma quando proprio hai affrontato un avversario che alla fine della partita ha detto, vabbè, io non potevo fare nulla, è troppo più bravo lui. Mi aveva impressionato quando ci avevo giocato a Genova Clizan, che lì veramente non mi aveva mai fatto toccare palla. Clizan, sì. Cosa che poi fortunatamente il foro dell'anno dopo non mi aveva dato quell'impressione, perché a Genova avevo fatto due game, quindi per fortuna non si è ripetuto. Chiedono anche il giovane italiano, visto che i più piccoli di te che stanno emergendo, comunque ne abbiamo la fortuna che tra tutta quella marea di giovani interessanti è troppo facile dire. Beh sì, troppo facile perché è già 70, però anche dietro di lui ce ne sono 70, correggimi, magari ancora più su, no? Non mi ricordo esattamente. Così. Però dietro ci sono tanti altri giovani, c'è Pieri, c'è Musetti che insomma ha dimostrato anche inizio anno di saperci fare nel tennis che conta perché ha fatto ultimo di quali in Australia battendo gente buona buona, quindi diciamo che l'Italia è messa bene. Sicuramente ci sono giovani molto molto interessanti e speriamo che riescano, anzi io faccio il tifo per loro perché riescano a salire sempre di più. E a Tonino Massara che ti chiede, quale Nadal, direi Massara il più forte con cui ti sei allenato, che rispondiamo. Vabbè, ovvio, però cioè, capisci, non è che posso dire Massara, cioè, è come se uno mi chiede se è più forte tu o Federer e uno gli risponde Federer, no, è ovvio che sono più forte io, ma le cose ovvie non si dicono mai. Senti, siamo verso la chiusura e a questo punto, visto che abbiamo nominati tanti di ragazzi italiani con i quali ho condiviso il percorso che stanno facendo bene, uno della tua età che ha fatto diversi passi,
accanto a te è proprio Matt Berrettini. E quando ha fatto quello che ha fatto, insomma, che cosa hai pensato? Come ti sei dato alla scala in cui ti ha mostrato? No, ti dico, eravamo andati a Parigi nel 2014, junior, giocavamo insieme agli Slam Junior quell'anno, e a Parigi un giorno mi sono allenato tanto con lui, abbiamo fatto 2 ore e mezza, e mi dava proprio l'impressione di essere migliorato tantissimo, e mi dava l'impressione di essere, anche se a 18 anni non aveva ancora punti ATP, di essere pronto per giocare molto bene anche a livello alto. Quindi poi vedevo che cresceva sempre di più, e sì, ovviamente mi ha stupito perché passare da 250 a 8 in 2 anni esatti è una cosa incredibile. Però se mi dicevi, secondo te Berrettini può andare primi 30-20 del mondo, ti avrei risposto di sì. Perché veramente mi aveva impressionato, soprattutto negli ultimi 2 anni. L'ultima di Massimiliano chiede: avete così tanti italiani bravi anche in classifica, che molti sono entrati in dicembre, comunque sono intorno a quella posizione, si aiuta aiuta ad aumentare un po' il livello medio, ad aumentare la competizione anche tra virgolette tra di voi? Beh, sicuramente sì, perché insomma ognuno sprona l'altro. È bello avere competizione, una competizione almeno dal mio punto di vista, io parlo per me sempre, una competizione sana, quindi è bello vedere che c'è tanta gente, tanti italiani, primi 100, primi 200, insomma con un buon futuro davanti. È sempre bello avere un punto di riferimento o dei punti di riferimento. Allora, Filo, io ti ringrazio, ti auguro di entrare il prima possibile in campo, soprattutto per condividere con Pellegrino e Company tutte le belle avventure alle quali abbiamo accennato. Spero di vederti presto a fare quello che meglio vi riesce. E se dovesse dilungarsi questa condizione, nulla ti vieta di tornare in diretta su Sportfit, magari con un audio che fin dall'inizio ci dia una mano. Quando vuoi, però metti a posto l'audio tu, però ti prego. Se no, ti Bastava faccio. Eh? mettere le cuffiette, filo. Le cuffiette Hai rotto tutto a quando devi salvano usare vite. le Salvano vite, amico mio. Grazie, ci sentiamo. cuffiette. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, filo. Forza Inter.